Salve a tutti, come membro della Terpi in particolare mi occupo di tutto ciò che è digitale e per questo in qualche maniera cado soggiorno nell'invito e nella presenza in questo convegno. Quando Privacy Italia l'ha organizzato in collaborazione con la Terpi e mi è stato appunto chiesto di essere presente, ho pensato che fosse un argomento estremamente interessante. È interessante proprio come per il mondo della comunicazione, perché noi comunicatori siamo al centro di questa mischia. Al centro perché? Perché noi siamo da una parte coloro che all'interno delle nostre organizzazioni, insieme al marketing, gestiscono questi dati per fare business. Cioè siamo, fra virgolette, noi che utilizziamo questi dati a supporto per aumentare appunto il fatturato, no? La vendita dei prodotti e dei beni delle aziende che rappresentiamo. Dall'altra parte, sicuramente in quanto membri dell'associazione, no? Della Terpi, abbiamo comunque sia un compito etico, quello comunque di avvisare, di sensibilizzare all'interno i nostri, diciamo, coloro che lavorano con noi, e quindi supportare i reparti delle risorse umane, di chi fa formazione, nel sensibilizzare un utilizzo sano e corretto da parte appunto dei dati che sono all'interno dell'azienda. Quindi, personalmente, proprio perché noi utilizziamo questi dati favorendo il business aziendale, la prima cosa per noi è che questo dato, i dati, non vanno assolutamente demonizzati. Per noi sono loro del futuro, ma potrei anche dire che sono più o meno loro di oggi. Parlando del mondo dell'high tech, una volta c'era la Microsoft, o almeno esiste ancora, la Microsoft era estremamente leader del mondo, tutti quanti cercavamo in qualche maniera di craccare, di avere una copia pirata, no, di Office Windows, e Microsoft era leader nel mondo tecnologico. Pur essendo il software qualcosa di poco percepibile, comunque sia vendeva un prodotto. Nel tempo il leader indiscusso da questo punto di vista è sicuramente diventato Google. Google ci è molto più simpatico di Microsoft, non penseremo mai di buggerarla in qualche maniera. Ci dà tutto gratis, ci permette sicuramente in qualche maniera anche di vivere meglio. Chi non utilizza Google per fare una ricerca di qualsiasi cosa, anche dal punto di vista sanitario, bypassando completamente i nostri beneamati medici. Per farvi capire un minimo l'evoluzione del Google della situazione, cioè gli algoritmi che ci sono dietro per favorire la nostra facilità di ricerca e rintracciamento dei dati. Per fare una vacanza una volta cercavamo su Google, no, l'elenco dei tour operator, entravamo dentro la pagina del tour operator scelto, cercavamo un po' da soli in qualche maniera quella che poteva essere la nostra vacanza. A un certo punto abbiamo iniziato a scrivere su motore ricerca Vacanze Caraibi, cioè noi eravamo in qualche maniera anche lo stesso ideatori della nostra vacanza idilliaca. Oggi lo facciamo noi, ma siamo invogliati dai motori di ricerca Google su tutti, a domande del tipo: voglio andare in una vacanza e rilassarmi. A quel punto c'è Google che ci risponde esattamente che tipo di vacanza può fare, diciamo, può essere la migliore per noi. Questo perché in qualche maniera Google ci ha propiutato tecnicamente tramite due sistemi, uno con l'installazione di cookie all'interno delle nostre applicazioni, sia la parte browser web ma anche delle app che abbiamo nei nostri smartphone e tablet, dall'altra perché in un qualche maniera per avere sempre una visione, un utilizzo migliore, eccetera, eccetera, noi ci loghiamo, abbiamo proprio scritto il nome, questo user e password all'interno di Google, le abbiamo interlacciati comunque per tutti quei sistemi che sono Android, per cui comunque tutti i telefoni non iPhone di fatto hanno comunque Android, quindi abbiamo dentro, avete, io non perché ho iPhone, però è sostanzialmente uguale, sono sempre disposto a farmi tracciare anche per studiare tecnicamente quello che fanno,
In qualche maniera chiunque è Android è automaticamente Google e Google sa esattamente tutto quello che fanno gli utenti Android. Questo per farvi capire che siamo sempre tracciati. E forse un bene e forse un male, non vorrei esprimere un giudizio su quello perché di fatto poi ci fa anche comodo e piacere i suggerimenti che ci arrivano da, diciamo, dei motori di ricerca o comunque dai software in tal senso. Un altro colosso, quello dei social media, per cui voglio in qualche maniera distinguere un po' la parte web e la parte dei social media, è senza ombra di dubbio Facebook. Facebook è quella che ha dato la massima spinta al nostro essere social per quanto riguarda la vita digitale, e mai nessuno come Facebook riesce a profilarsi meglio, ancora meglio di Google. Questo perché quando noi siamo all'interno di Facebook siamo all'interno della sua comunità. Tant'è vero che è stato detto, cioè loro sono all'interno del mondo e noi siamo all'interno del loro mondo. Riescono nel gergo a essere gli unici, quelli che prevalentemente monetizzano, utilizzando un termine tecnico nel mondo del digitale, perché sanno più o meno tutto quello che interessa loro su di noi, questo tramite educazioni, perché ci chiedono di profilarci meglio, cioè di consegnare volutamente tutta una serie di informazioni, e dall'altra parte perché tutti i vari like, reaction che mettiamo, tutti i comportamenti, i commenti che noi facciamo, mettiamo all'interno del sistema, serve a Facebook per individuarci meglio. Il guadagno per loro è, visto che poi tutte le aziende, e a questo punto mi metto con il cappello del comunicatore, voglio fare una cosiddetta sponsorizzata su Facebook, cioè una mia pubblicità per farla recepire al target che io ho deciso, per chi utilizza questi sistemi, Facebook, ma cioè come nessun altro sistema digitale, ti permette veramente di andare a, sia dal punto di vista locale, se vogliamo, ma anche nazionale, e quant'altro, riusciamo a, come posso dire, a trovare esattamente il target più giusto in assoluto. E questo ci fa capire quanto sia importante il fatto che Facebook, Zuckerberg su questo punto di vista sicuramente un genio, il fatto che ci fa vivere all'interno della sua comunità, della sua piazza. Potrei raccontarvi tante altre cose tecniche che fa Facebook, simpatico o meno, ma vi risparmio. Però questa cosa non dobbiamo andare a pensarla esclusivamente su questi grandi colossi. C'è una comunità di liberi professionisti, di colleghi che qui in Italia che si occupa di email marketing. L'email marketing esiste da almeno 30 anni, più o meno quando esiste l'email. All'inizio degli anni 2000 in qualche maniera ha iniziato a esserci un po', insomma, questa tecnologia dell'email marketing. Oggi si è molto avanti in quello che è l'email marketing automatizzato. Significa che qualcuno ha istruito determinati software affinché in base a dei nostri comportamenti che vengono dal web o vengono tramite nel web, nei siti web dove ci siamo loggati e quindi sanno qual è la nostra email, o in base a delle risposte, dei click che noi effettuiamo tramite delle email, a quel punto ci vengono indotti dei sistemi a proporci una cosa piuttosto che un'altra. Ecco, questa cosa qui non dobbiamo andare a pensare che viene fatta da il Google della situazione, sono dei nostri concittadini normali, tecnici un po' della materia, che in qualche maniera cercano di capire meglio, no, i nostri comportamenti. E su questo, ovviamente non voglio assolutamente demonizzare, figuriamoci, questi colleghi, ma vi faccio però questa domanda. I miei colleghi, quando utilizzano determinate piattaforme di email marketing, sanno esattamente dove questi dati sono allocati? Perché nel 100%, nel 99% dei casi sono delle piattaforme cloud di cui non si sa minimamente dove sono i data center, dove non si sa minimamente chi è l'informatico che c'è dall'altra parte, che può in qualche maniera anche rubacchiare questo tipo di informazioni
e dare un pasto ad altri sistemi. Per cui io nel mio piccolo, come libero professionista, penso al mio cliente, alla mia azienda, ai 127 clienti, ai 1000 clienti, alle operazioni marketing per vendere patatine. Dall'altra parte c'è un tipo di comportamento che può essere preso in maniera, come posso dire, complessivo, aggregato, e dato in pasto ad altri sistemi, soltanto perché dietro non sono niente chi c'è veramente dietro questo data center. Cioè, se queste cose fossero tutte quante localizzate nei data center dell'azienda, beh, in qualche maniera il responsabile sistemistico, no, si potrebbe anche in qualche maniera rintracciare. Ma dato che la maggior parte di questi sistemi sono basati su sistemi cloud, noi non sappiamo veramente nulla su questo. Ieri ero, questi gli ultimi due giorni, ero a Rimini all'interno di un evento dal nome Social Media Strategies, dove sostanzialmente il grande, uno di, insomma, dei cuori su cui si dibatteva era il concetto di profilizzazione e personalizzazione, anche sfruttando quella di Facebook, di cui di solito non sappiamo niente, di cui non sappiamo niente. Cioè io utilizzo un'interfaccia per fare una pubblicità perché Facebook mi aiuta in qualche maniera a cercare il mio utente tipo, ma quello che c'è dietro il motore noi ovviamente non ne sappiamo nulla. Ma sicuramente un tema che non è stato affatto trattato in queste due giorni, sicuramente il discorso della privacy, cioè il dato, no, in quanto tale, sicuramente l'ultimo dei pensieri di chi fa in qualche maniera marketing. Al massimo abbiamo parlato, perché mi ci metto anche io, insomma, come comunità, come punto di vista, un po' si è parlato del diritto d'autore, ma più che altro come bypassarlo, non tanto come proteggerlo, però insomma per farvi capire un po' la mentalità di chi c'è dietro. Ovviamente, come dicevo, non voglio demonizzare i colleghi, ho l'impressione che non ci sia stata tanta sensibilizzazione, educazione, soprattutto su questi temi. E non stiamo parlando di sensibilizzazione al cittadino, stiamo parlando di uno particolare spaccato di professionisti. Negli anni si è parlato sempre di chi in qualche maniera vende le email, no, ad alcuni che fanno degli usi più o meno diciamo da spammer, ci siamo preoccupati di quello, ma non ci siamo preoccupati che esistono delle tecniche sane di email marketing, di cui in realtà per i professionisti che utilizzano quello non ne sanno assolutamente nulla. E da questo punto di vista posso dire che in qualche maniera poi tutti siamo contenti di ricevere dei servizi in qualche maniera personalizzati. Lo facciamo perché noi siamo i primi che inseriamo la nostra data di nascita, certe cose, e quando ci arriva il giorno del nostro compleanno, perché il cinema in qualche maniera ci dà i biglietti gratis, oppure c'è lo sconto particolare in qualche maniera, perché c'è scritto ciao Enzo, oggi è il tuo compleanno, io mi sento contentissimo che quel sistema mi ha fatto gli auguri, no? Ma questa cosa esiste da oltre 30 anni, 40, cioè i tempi di postal market era uguale, cioè non è che è tanto differente la tecnica, la metodologia. È ovvio e chiaro, tanto è vero che il Word, parlando delle versioni MS-DOS, aveva la funzione nel merge, ma nel merge perché? Perché davanti a un database di qualche cosa costruiva una bellissima lettera personalizzata, non e crederci se no. Caro Enzo, è una cosa bellissima da quel punto di vista, la personalizzazione. Questo ovviamente il computer ha dato questa possibilità, perché una macchina da scrivere, insomma, le segretarie una volta, se ne impazzivano. Però farvi capire che noi oggi stiamo vivendo qualcosa che è già stato precostruito per circa 30 anni, non è una cosa, diciamo, di oggi. Però da questo punto di vista, ecco, la domanda è, le aziende hanno reso consapevoli però i clienti di questo? E quindi c'è, cioè, la questione è, non si chiede, sono consapevoli, e se le aziende hanno reso consapevole questa cosa i loro clienti, o io ho l'impressione in qualche maniera che non sia così. E quindi da questo punto di vista, e questo l'importanza, l'opportunità di questo regolamento, è che quindi non è necessario soltanto fare una divulgazione pubblica, ma fare una divulgazione all'interno delle aziende, semplicemente all'interno delle aziende che ci sono persone,
Cioè, quando noi valutiamo l'azienda pensiamo come a un ente giuridico. No, in realtà all'interno delle aziende ci sono le persone, le stesse persone che in qualche modo sono vittime carneficine. Perché da una parte se io come responsabile marketing che cerco di vendere qualcosa a qualcuno utilizzo questi sistemi, nello stesso momento in realtà c'è qualcuno che sta realizzando questi miei dati. Se voi immaginate una foto storica di Mark Zuckerberg in cui lui, cioè stiamo pensando quello che forse più di tutti in qualche maniera è il demone, lui ha il suo bel cerottino sulla videocamera del suo portale, l'ha suggerito anche al Papa, no? Di fare questa cosa. Questo per farvi capire che in qualche maniera lui, che è in qualche maniera il demone, sa che qualcun altro potrebbe spiare lui e quindi si tutela, anche se in una maniera piuttosto sempliciotta, no? Mettere il cerotto, questo concetto, no? Di vittima e carnefice in contemporanea. Ecco, su questo devo dire che il ruolo del comunicatore per quanto riguarda il supporto alle risorse umane, quindi alla parte formativa, divulgativa all'interno dell'azienda, possa avere comunque un ruolo importante, perché appunto il comunicatore non è soltanto quello che fa comunicazione esterna, ma la fa anche come comunicazione interna intermediata spesso appunto dalle HR, comunque sia magari anche dei rapporti con i sindacati, però comunque esiste il concetto, no, di comunicazione interna, e perché non all'intera comunicazione interna parlare dei dati, di come i dipendenti sia degli organismi privati che degli organismi pubblici devono utilizzare con attenzione. Questo perché in tutto, in qualche maniera, lo pensiamo anche all'interno di un ASL. Un ASL ha delle informazioni fondamentali sui pazienti, no? Su di noi, e da questo punto di vista mi domando, al di là delle risorse che andremo su a finire su un altro tavolino, non ne voglio parlare, però siamo coscienti che questo tipo di dati che hanno le ASL possono essere un'arma vincente, perché comunque all'interno dell'ecosistema quelli sono dei dati importantissimi che le ASL hanno su di noi. Dall'altra parte può essere un attimo estremamente perdente, perché se da una parte non vengono utilizzati, c'è qualcuno che è più bravo di noi a utilizzarli, magari arriva appunto la casa farmaceutica che dice ti finanzio questo progettino, ah vabbè, bravi, ok, è diventata una cosa, diciamo, un dato pubblico è diventato di un privato. Dall'altra parte perché possono essere anche rubacchiati, cioè, non è tanto difficile, cioè, corrompere tra virgolette qualsiasi addetto alla sicurezza informatica, veramente con quattro spicci, perché è proprio facile, cioè non stiamo pensando che il responsabile sistemistico prenda 5 milioni d'euro al mese e quindi in realtà no, cioè è uno stipendiato normale, e forse davanti a un soldo facile fatto insomma, con una chiavetta che entra dentro il CD e lo copia, è una cosa piuttosto facile. Questo in genere, quando faccio attività di consulenza, non viene mai pensato, no, ma io di lui mi fido. Ed è per questo che il garante, lo voglio chiamare così, il garante della protezione dei dati all'interno dell'azienda, personalmente forse ritengo che possa essere, quindi, che sia un esterno, che in qualche maniera sia da supervisor, no? Come succede anche all'interno delle aziende quotate, no? Ci sono anche gli elementi. Posso invitarti a chiudere? Sì. No, e su questo, ecco, chiudo, veramente l'ultima frase, no? Perché me l'hai detto tu. Su questo, ecco, sono convinto che il regolamento e il dato che il protegga possa essere realmente una forza per l'economia e una forza per i cittadini europei. Grazie. Grazie a tutti e grazie anche a Ferti.